Amici di Lazio Stel Channel, di nuovo ben trovati. Benevento Lazio, quarta giornata del campionato Primavera 2, terzo ufficiale per la Lazio di Walter Bonaccina. 6 punti nelle prime due, una sconfitta un po' pesante con il Palermo in Coppa Italia. Resta il campionato e di fatto l'obiettivo principale di questa squadra. Occhiata al cronometro, via, siamo dentro Benevento Lazio per questa quarta giornata di campionato. Bianchi, destra ancora per Petricca, può andare al cross, un po' basso, non arriva per un attimo Rezzi in uscita, senza problemi Carriero, ma si è fatta vedere subito la Lazio. Benevento che non trova spazi liberi per servire quantomeno i tre là davanti, Rimoli, Pinto e Dublino, con Silva che cerca di andarsi a prendere proprio la punta del Benevento. Qui c'è la conclusione da parte di De Pinto, senza problemi Ali, attento, Bianchi, corto per Abukar, non trova compagni liberi il numero 8 della Lazio, quindi Saez, ancora Bianchi, sono una marea di maglie del Benevento. Rezzi si sistema il pallone, la conclusione, forse deviazione, c'è calcio d'angolo per la Lazio, fiammata al 19esimo, ancora con Rezzi, più utile un mancino da quella posizione, ci sono 4 uomini in barriera. Lazio prova e proverà a sbloccarla su calcio piazzato, va Falbo a giro centrale, senza problemi Carriero, ha scavalcato la barriera. Siamo già al 48esimo e forse su questa rimessa può finire la prima frazione. Infatti sì, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, è 0-0 tra Benevento e Lazio. Appoggio però sbagliato da parte dell'attaccante biancoceleste, ne approfitta il Benevento con questo pallone dentro l'area di rigore. La conclusione è stata una piccola deviazione, ha provato Pinto, in uscita Lia. Dentro ci sono Capanni, Scaffidi, anche De Angelis, occhio anche al movimento di Silva, c'è il colpo di testa, questa volta di Capanni. Non c'è però l'intesa ancora con Falbo, diventa però buono il cross dentro sul secondo palo. Poi arriva Saez, mette giù, prova la conclusione, palla alta. Quindi Saez, Capanni, il pallone in verticale per Scaffidi, è buona la posizione del numero 19 della Lazio, va Scaffidi, la conclusione, miracolo del portiere, poi arriva Falbo con il mancino, altro miracolo della difesa del Benevento, che occasione incredibile per la Lazio, ancora Bianchi, altra deviazione. Pronto Pastina, direttamente in porta, palla che esce fuori di pochissimo, fischio dell'arbitro. Va Pastina con il mancino, la risposta di Alia a mettere in calcio d'angolo. È pronto Abukar, pallone lungo a cercare Silva, la sponda per Calai, palla che resta lì, poi arriva Armini, palla alta. Lazio può sfruttare forse l'ultima occasione della partita, ancora Cesaroni a cercare il colpo di testa di Capanni, nemmeno Scaffidi riesce a trovare la sfera, mette giù Saez, ancora Abukar in area di rigore, la conclusione, palla che resta lì e poi arriva Scaffidi al 46esimo minuto, all'ultimo giro di orologio, la Lazio la sblocca e forse vince anche la partita. L'esultanza dei giocatori della Lazio al 46esimo minuto, bisogna adesso tenere ultimi 10 secondi, no, fischio finale dell'arbitro, vince la Lazio 1-0 sul Benevento e fa 3-3 in campionato, terzo successo, 9 punti e primato in classifica.